ragazzi! Come state? Io tra poco starò malissimo. Si vede che sono contento di fare questo video. No? Che strano. Forse perché non sono contento. Come avrete potuto vedere dall'intro, mi è arrivato un pacco. Molto carino. Che nasconde dentro un demone arrabbiatissimo. Per chi non sapesse di che cosa sto parlando... Non si vede. Cata, non so fare niente. Mi è arrivata questa qui, che è una scatola di American Hardcore. Madonna, l'inglese è incredibile. Destroyed by the people. Dopo aver mangiato questa cosa, mi sa che non riuscirò a parlare neanche più italiano. E tra l'altro qua c'è scritto scatola della felicità. Ti prendono anche in giro, capito? Felicità. Allora ragazzi, io vado ad aprire, ma vi giuro, ho già paura, perché probabilmente scoppierà. Non sto scherzando. Quindi... voilà, un taglionetto e passa la paura, più o meno, mi sto cagando addosso. Ci stiamo cacando sotto. Cosa? Ok, tiet. Che cavolo c'è qua dentro? 8 kg di carta. Ma no. Basta carta. Dentro questa scatola c'è sicuramente della carta. E fin qua ci siamo. Altra carta. Ma il problema non è la carta, ragazzi, ma è questo qui. Cioè, guarda che fa venire proprio l'ansia. The Hot Egg Challenge. La challenge dell'uovo piccante. Io oserei dire la challenge che ti ammazza. Allora, ragazzi, questa roba qua è l'uovo di Pasqua più piccante al mondo. Ma ricordate la patatina che mi ha ammazzato? Ecco, stessa cosa. Però col cioccolato. Madonna, mi sta sudando il coccige, raga, non sto scherzando. Però, tra l'altro, sulla scatola c'è anche scritto scatta una foto, realizza un video, condividi una story e tagga American Uncle per entrare a far parte... Lo sto facendo! Ciao, amici di American Uncle, mi state per uccidere. Grazie mille. Mi raccomando, ragazzi, di taggare American Uncle sotto nei commenti. Magari così vedono la cacata che sto per fare. E siamo tutti felici e contenti. E mi raccomando di lasciare un like, raga, perché queste sfide meritano un botto di like, perché potrei finire all'ospedale tantissimo. Pensate che io sto scherzando, vero? Beh, non sto scherzando. Qua abbiamo un sacco di avvertenze, come per la patatina. Attenzione! Scritto grosso veramente quanto un orso grizzly incriccatissimo dentro una foresta pluviale. Se stai cercando un uovo per goderti del buon cioccolato, questo non è quello giusto per te. Te lo dico proprio, lascia perdere. Hai tra le mani un biglietto di sola andata per l'inferno. Vabbè, allora non lo mangio, arrivederci. Prepara il latte, ti servirà per spegnere le fiamme. Comunque, per quando uno sta morendo serve il pane, non il latte. Che consigli sono? Accendi la cam, ci sarà da ridere. L'ho acceso. Sta riprendendo. Se no mi ammazzo. Mi fanno proprio venire voglia di mangiarlo. In realtà mi sta venendo voglia di andare via. Allora, questo uovo di Pasqua, che di Pasqua non ha nulla, questo uovo della morte all'interno al Carolina Reaper. Vi ricordate quel peperoncino che ammazza le mucche? Fatto interamente da quello. Difatti è rosso, raga. Cioè non è photoshoppato, è proprio così. Jesus Christ, dammi una mano, scendi e buttalo nel cesso tu, perché io non ho coraggio. Quindi non perdiamoci in chiacchiere e andiamo all'apertura. Raga, ne mangerò un pezzettino, non esageriamo. A parte che sono a dieta, sto perdendo chili, non mi va di buttare via tutto questa roba. Però comunque ne mangerò poco a prescindere. Ci tengo a sopravvivere ancora per qualche anno, ecco. Allora, ragazzi, è rosso fuoco proprio, lo vedi, è acceso. È cattivo, mi sta comunicando, t'ammazzo male. Non mi dire che devo tagliare anche qua, ti prego. È una cosa facile nella mia vita. Già sto per esplodere. Niente, è tutto difficile. Non è possibile, sto facendo una cagata gigante. Raga, già l'odore non è dei migliori. Cioè, proprio si sente che è brutto. Di cioccolato avrà 1% se va bene. Speravo che almeno sapesse un po' di cioccolato, minimo. Niente. Sa proprio di esplosione nucleare. Cioè, sa proprio di radiazioni, capito? Tutto bagnaticcio e anche sudato. Persino lui è così piccante che sta sentendo calore. Sembra esserci qualcosa all'interno. C'è un sorpresino, allora sono contento. Poi posso anche scoppiare dopo. Ma che me frega. Sapete, no? Arti marziali sono cintura grigia. Poi me la daranno quella nera. Dai la cera. Togli la cera. Colpo netto! Sono una pippa incredibile. Mi sono fatto pure male. Allora, l'ho solo... è il colpo di prima. Arriva dopo. Sono così forte che ci mette... Oh, ma guarda la coincidenza! È proprio uscito un pezzettino che è quello che mangerò. Poi basta, questo lo devo buttare... non so dove! Gli devo dare fuoco, perché sennò ammazzo qualcuno. Guarda, rimane attaccato, raga! È incredibile! Ma non si stacca! Ma che stai prendendo un pezzetto nel mio corpo?
Non trovo il dito che mi sta già andando in cancrena. Mi raccomando veramente, ragazzi, un like di incoraggiamento, vi prego. Ci sto facendo una porcata disumana, quindi penso che sia anche giusto, per favore. Ok, senza perderci in chiacchiere. 3, 2, 1. Ok. Sa di cioccolato, ma pochissimo. Ragazzi. Orco schifo. Allora, ne ho preso un pezzetto. Sta aumentando, raga, non è possibile. Tra poco inizierò a avere il singhiozzo. Sto già sudando, ho le ascelle pezzatissime. Tra poco inizierò anche a piangere, poi inizierò a fare versi. Inizierò un singhiozzo infinito che mi durerà per una settimana almeno. Ne ho preso anche un pezzetto piccolo e io... In realtà sono abituato al piccante. Anche se non si direbbe. Ma questo è veramente devastante. Rispetto alla non riesco a dirlo perché veramente non ci credo neanche io. Rispetto alla patatina più piccante al mondo è un pochino più passabile. Nel senso che ti ammazza ma ti lascia anche un pochino vivo. Sapete di che cosa sa anche un pochino? Oltre che di cioccolato, di anduia. Quella calabrese infame. Però questa mille volte peggio. Cavacca, ragazzi. Non riesco a buttare giù la saliva perché è in fiamme. Al momento sembra tutto a posto, oltre che ho la bocca che ormai non so più se la lingua è svenuta oppure si è staccata ed è per terra. Però ragazzi, visto che vi voglio bene, quindi... Madonna, se non lasciate like veramente, sparo un rotto che spengo le città. Ne mangio ancora un pezzettino. Vai, ne stacchiamo ancora... Troppo, sono folle. Ho il cervello esploso. Va bene ragazzi, tanto ormai lo stomaco... Devo andare a fare la lavanda gastrica. C'è una salivazione che veramente... Un varano. Ma poi come cavolo l'hanno fatto? Cioè proprio nell'impasto ci hanno ficcato dentro i peperoncini. Gli hanno anche vomitato del fuoco sopra. Vedete a dire le cagate che poi le paghi. Perché adesso sto iniziando a stare male. E io vorrei mangiare un altro pezzo. Ma che me frega. 3, 2, 1. Ma per fortuna assavo un po' di cioccolato. Ma pochissimo ragazzi. Veramente poco. Cerco di usare una tecnica che mi hanno insegnato. Non devo assaporare. Quindi... Non cambia niente. Ok, ormai è andato. Lo sto assaporando, sono deficiente. Neanche il tempo di dirlo. Perfetto. Troppo forte. Perché mi batte a me? Ho già sconfitto la patatina più piccante al mondo, resistendo 5 minuti senza bere nulla. Figurati l'uovo di cioccolato, ma che me frega. Stavo scherzando. Ti chiedo scusa, uovo di Pasqua. Porca vacca. Lo stomaco mi è da vomitare. Ok, dai. Ok, dai un pene. Guardate, hai fatto anche bene, eh. Non è che dici, vabbè, c'è più cioccolato, c'è un po' di peperoncino. Ma era tutto completamente ricoperto da sta cagata di Reaper. Oh, però raga, sto resistendo, eh. Cioè, non sto neanche piangendo tantissimo. Ho gli occhi solo un po' lucidi. Dove è la lingua? Lo stomaco è andato. Non potrò più mangiare cose solide per i prossimi giorni, però sono riuscito a vincere questa challenge. No, in realtà per vincerla mi sa che lo devi mangiare tutto, ma allora... No, grazie. Questo è l'uovo di Pasqua più piccante al mondo, col Carolina Reaper. qualcos'altro, adesso prendo chiodi e martello e inizio a fare una casa. Quindi, ragazzi... Non riesco a dire tre parole senza rottare. Quindi ragazzi, io concludo qua. Devo andare, non lo so, in bagno. O chiedere aiuto. Non fate ste cagate, fatele fare a me. Che io, lo vedete, che non sto bene. Voi lasciate perdere, per favore. Ma come sempre ragazzi, prima di concludere... Vado a salutare Angelo Porto, Lores, Barbara Agostino e Sabei Bordi. Ciao ragazzi, il vincitore di oggi... Angelo Porto, grandissimo! E raga, mi raccomando, se volete essere salutati, vi basterà scrivere un commento divertente sotto a questo video. Porco, porco, devo farcela, non devo vomitare. Inoltre vi ricordo che in descrizione dovrete tutti le link dei miei social, Instagram, Facebook e quindi se va...
Seguitemi su Instagram, lasciate un bel mi piace, alla pagina di Facebook, iscrivetevi al canale per supportarmi e ragazzi vi do l'appuntamento ad un prossimo episodio. Non ho preso niente per chiudere, lancio l'uovo, così mi scioglie la telecamera. Ciao ragazzi, mi raccomando like.